il salmo responsoriale che guida la liturgia della parola di questa terza domenica di Avvento è il Magnificat di Maria. È un salmo, sì, non è un salmo dell'Antico Testamento, è il Cantico di Maria in Luca. L'Avvento, che finora si è proiettato sull'Avvento dei tempi ultimi, da questa domenica diventa Avvento, cioè attesa del Signore nell'aspetto incarnazionistico, cioè ci avviciniamo al presepe. E ecco la figura di Maria. Per introdurci al suo cantico, vi racconto un altro Midrash di Israele, cioè un altro racconto simbolico. Il discepolo di un rabbino si precipitò laddove il rabbino stava lavorando e cucendo tende e urlando esclamò: «Rabbi, Rabbi, è arrivato il Messia, muoviti, vieni!» Ma il maestro non si scompose, continuando a cucire la sua tenda. «Rabbi, non fai niente! Vieni! È qui!» Il rabbino, alzando appena gli occhi, disse al discepolo: «Vai alla finestra!» E il discepolo andò. «Dimmi, che cosa vedi?» «Vedo il carpentiere che batte il ferro, vedo Joshua che accompagna il suo asino alla mangiatoia, i bambini giocano e si tirano sassi.» E commenta il rabbi: «Allora il Messia non è giunto.» Il discepolo lo guardò con sguardo deluso e interrogativo: «Perché?» «Vedi, quando arriverà il Messia sarà tutto diverso.» Questa era l'attesa di Israele. Ora entriamo nel Cantico di Maria. Maria dice una cosa straordinaria: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, è cambiato tutto, è tutto rovesciato. Noi ci potremmo chiedere: Maria, come hai fatto a dirlo? E qui una storia vera. Un gesuita, un grande studioso biblico, che viveva 6 mesi all'anno a Gerusalemme, viene richiesto da un giovane ebreo che studiava per diventare rabbino. Aveva delle domande e presenta questa domanda: «Noi ebrei sappiamo che quando arriverà il Messia tutto sarà diverso. Ora voi dite che Gesù è il Messia, ma non è cambiato niente. Ci sono sempre le guerre, le ingiustizie, le sopraffazioni. Niente è cambiato da quando è giunto il vostro Messia.» Il gesuita alza lo sguardo e dice: «Non è vero che niente è cambiato. Almeno una cosa è cambiata. Sono cambiato io da quando l'ho incontrato.» Questo ci aiuta a entrare nel Cantico di Maria. Vedete che vuol dire che è arrivato il Messia? Cos'è la mentalità messianica che oramai ci appartiene come Occidente? È questa, detta semplicemente in 2 parole. Noi abbiamo sempre fretta, corriamo, ci agitiamo. I pensieri dentro di noi fanno a cazzotti. Pensiamo sempre che il futuro, cioè quello che dobbiamo fare tra poco o domani, sia migliore dell'oggi, che porti con sé una promessa di felicità. Beh, volete saperlo? Non lo è. L'oggi è migliore. Fermati veramente qui ed ora. Entra in contatto profondo con te stesso e lì accogli la fonte della vita. Accogli il Messia che ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita.
e il tuo sguardo sul mondo sarà diverso e tu cambierai il mondo. Ricordandosi della sua mia.